canale, ma grazie al vostro supporto stiamo crescendo. Oggi parleremo della 24esima giornata di Serie B con la disfatta delle calabresi, perché oggi la 24esima giornata è la disfatta delle calabresi. Ma prima di tutto vi dico una cosa: iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati su tutto, perché se vi iscrivete attivate la campanella, ogni volta che uscirà un video o qualche notizia della community vi uscirà una piccola notifica sul cellulare. Poi andate sui miei canali social Facebook, Instagram e Twitter per essere aggiornati su tutto. Come ho detto, questa giornata di B è stata una disfatta per le calabresi. Vediamo che in questo momento diamo i risultati: Bari Cosenza 2-1, Ascoli Perugia 1-0, Ternana Parma 1-1, Brescia Modena 0-1, Cagliari Benevento 1-0, Frosinone Cittadella 3-0, Regina Spisa 0-2, Sud di Riolo, Como 1-1, Venezia Spal 2-1, o Genoa Palermo 2-0. Andiamo ad analizzare la prima partita che ci interessa noi, quella del Bari, il Bari Cosenza, che è stata una bellissima partita con due squadre che se la sono giocate. A me sinceramente oggi al Cosenza noi non si può dire niente. Un Cosenza che è andata a Bari, a San Nicola, a giocarsela. Sappiamo benissimo che il Bari è stato costruito in estate per salire direttamente in Serie A, e negli acquisti che ha fatto in questa campagna invernale è una squadra che vuole lottare per salire. Non so se salirà direttamente, però ormai il Frosinone è lontano da tutti. Ormai la sfida lanciata da tutti in questo momento è il Genoa, che è al secondo posto per salire direttamente in Serie A. Poi c'è l'opzione sempre dei playoff. Il Cosenza, che onestamente ha comprato sì Zarate, però signori miei, Zarate, vedere in campo Zarate non è contento, e il nome, tutto quello che volete, però almeno di quello che abbiamo visto fra questa partita e l'altra partita è da ancora poco. Lo so, deve mettere minuti, deve mettere cose nelle gambe, però ci voleva un giocatore, forse non il grande nome, ma un giocatore che ti poteva dare quella possibilità di andare subito a cercare punti per la salvezza, perché in questo momento al Cosenza servono punti per la salvezza come il pane. È stata una partita che per Cosenza si è messa subito in salita, quando dopo soltanto 3 minuti Esposito, che ha debuttato al top la partita scorsa, ha segnato in questa, dopo 3 minuti fa un bellissimo gol da fuori aria che porta il Bari sull'1-0. Però oltretanto il Cosenza non si demorde, anche se con Khedira il Bari poteva andare vicinissimo al gol del 2-0, ma stavolta il Cosenza reagisce addirittura al 24esimo con un bellissimo colpo di testa di Rispoli, un gol e un cross, perfetto dalla destra di Brescianini. Rispoli di testa fa il gol dell'1-0. Errore grave, perché forse in questo momento il Bar aveva sentito il colpo e doveva cominciare ad attaccare, invece non ha attaccato. E al 46esimo del primo tempo, errore difensivo, vediamo, non mi ricordo chi è stato, di Rigione, e calcio di rigore per il Cosenza. Va proprio Khedira dal calcio di rigore, ma Mikai, ex giocatore del Bari, la manda in angolo. Oggi Mikai è stato forse l'ultimo baluardo per la difesa del Cosenza, che ha fatto almeno 2-3 interventi davvero da applausi, 2-3 interventi davvero da applausi. Ma il Bari, come avevamo detto, è una squadra che è disegnata, che è stata costruita per salire. Signori miei, togli un giocatore, togli Esposito e metti, vediamo, togli Esposito e metti Schiele, togli Benedetti e
Molina vuol dire che è una squadra che è costruita per salire, costruita. E ancora una volta un colpo di testa, questa volta da sinistra Puccinini, da destra, da sinistra Puccinini, la cross, che dire, si fa perdonare il rigore sbagliato che colpisce di testa lì Micaia, non poteva fare davvero niente, che è stato un colpo di testa forte e preciso. C'è l'assedio finale del Cosenza, però senza idee. Il Bari non cerca più da affondare, e a un certo punto cerca anche di difendere. Negli ultimi 15 minuti forse ha lasciato un po' troppo la palla al Cosenza, però anche è vero che il Cosenza disordinato non è riuscito ad avere un vero e proprio pericolo davanti al portiere del Bari. Vediamo la statistica di questa partita: possesso palla 56 a 44, tiri 15 a 16, tiri in porta 4 a 2, tiri fuori 7 a 9, tiri fermati 4 a 5, punizioni 16 a 17, e calci d'angolo 6 a 2, fuori gioco 1 a 0, rimesse laterali 14 a 18, parate 1 a 3, falli 16 a 17, cartellini gialli 4 a 5. È stata una partita molto fallosa e molti cartellini. Possesso passaggi totali 487 contro 284, passaggi completati 409 contro 290, passaggi contrasti 15 a 15, è stata una partita maschia, e attacchi 106 a 96, attacchi pericolosi 45 a 33. Una partita dove il Cosenza esce sconfitto, però possiamo dire che finalmente abbiamo visto Cosenza che se la gioca, di questo siamo davvero davvero contenti. Andiamo all'altra partita, alla disfatta totale, perché qua stiamo parlando proprio di una disfatta. Pisa-Regina. La Regina viene da 3 sconfitte consecutive, 2-1 contro il Sutrirol, 2-1 contro il Palermo, e ora in casa 2-0. Una partita dove il Pisa non vinceva da un mese e mezzo, il Pisa non vinceva una partita da un mese e mezzo. Una Regina che nel primo tempo ha dominato, però ha quel problema che non trova il gol. Quando io ho detto che alla Regina nel calcio mercato invernale è stato un disastro, il calcio invernale della Regina è stato un disastro, gli altri si sono tutti rafforzati, quello della Regina si è indebolita. L'unico migliore in attacco è stato Hernani, poi mi è piaciuto pure Fabian, però signori miei, Fabian se non è al top non sta passando un bel momento, però se non è al top non riesce da solo. Un calcio mercato fatto male, e alla fine ci sono stati i frischi della curva, giustamente lì io sinceramente i frischi della curva non mi sono piaciuti, perché parliamoci, la Regina non era stata costruita per salire, la Regina ha un progetto a lungo termine, è una società giovane, ricordiamo che la vecchia società è fallita, è una società giovane dove ci vuole tempo, forse quel troppo fatto all'inizio ha mascherato tanti difetti che ha la Regina, su questo possiamo essere d'accordo, quel tanto fatto all'inizio ha mascherato i troppi difetti che ha questa Regina. Filippo Inzaghi ha fatto anche lui gli errori, non possiamo dire che Filippo Inzaghi non ha fatto errori, ne ha fatti, però altrettanto se gli altri si rinforzano e tu società ne trovi i giocatori giusti, queste sono le conseguenze, soprattutto se contro il Pisa, che non vince da un mese e mezzo, al primo tiro che fa, perché il Pisa ci ha segnato all'unico tiro che ha fatto in tutta la partita, perché ha tirato un colpo di testa di Gargiullo e ha preso la traversa e lì Sibilli ha preso un colpo di testa, poi Gargiullo il pallone prende la traversa, resta lì e lì nessun difensore va a marcare Gargiullo, ma stiamo scherzando, nessun difensore va a marcare Gargiullo, ed è lì fa un errore pazzesco, è stato fatto un errore che Gargiullo riesce
davanti alla porta segnare 1-0. Dopo un altro ennesimo errore, sempre fatto su Simbilli, calcio di rigore, va Liozzi che segna il gol del 2-0 e lì finisce la partita. Lì finisce la partita della Regina, perché poi non ha. Poi arrivano i vecchi fantasmi, quelle che non riescono più a recuperare partite. Così è successo contro il Sutrol, così è successo a Palermo, dove lì fra gli errori arbitrali e tanti altri errori difensivi, perché in queste ultime due partite noi abbiamo preso 3 gol, uno col Sutrol per colpa della difesa, uno col Palermo per colpa della difesa, e questo di Gargiulio è stato colpa della difesa, perché se Sibilli prende di testa e il pallone prende la traversa e resta lì, e l'attaccante del Pisa è più lesto di tutti, i difensori sono rimasti lì a dormire, dove vogliamo andare? Ditemi voi dove si vuole andare, dove si vuole andare a parare. In questo momento dobbiamo stare zitti e pedalare. Vediamo la statistica della partita. In questo momento, in questa giornata è stata la giornata un disastro per le squadre calabrese. Possesso palla 52-48. Che mi interessa il possesso palla? Che ho? Tiro in porta 14-5. Tiri totale, tiri in porta 2-2. Tiri fuori 6-3. Tiri fermati 6-0. Punizione 25-18. Calci d'angolo 11-2. Dei calci d'angolo non riusciamo a fare un gol. Sui calci d'angolo non riusciamo a fare un gol. Poi fuori gioco 2-0, rimesse laterali 35-26, parate 0-2, falli 17-24, cartoni rossi 1, perché poi è stato espulso pure per doppia munizione, però quello era il finale, abbiamo subito un cartellino giallo rosso nel finale doppia munizione, cartellini gialli 2-3, passaggi totali 331 contro 318, passaggi completati 235 contro 230, contrasti 10 a 16, attacchi 108 a 85, attacchi pericolosi 57 a 36. A me questi 57 attacchi pericolosi non so dove li trovano, non so dove li trovano, però ci sono 57 attacchi pericolosi. E va bene così, va benissimo così. E le parole del mister Inzaghi dice: ci prendiamo i fischi, mi dispiace tanto, pensavamo fossimo ultimi, ma sono orgoglioso della squadra, i miei ragazzi sono fantastici, continueremo a fare quello che abbiamo fatto prima, siamo molto arrabbiati, devo essere coscienzioso e equilibrato, qui c'è poco equilibrio, sabato andremo a vincere la Cittadella, a me mi sono piaciuti, continueremo il nostro percorso verso qualcosa di impensabile, perché una cosa deve essere sicuro detta, la Regina non era costruita per salire, via sotto con allenamenti e con tutto, ora zitti e pedalarci, dobbiamo riprendere, ancora non è tutto perso, ancora non è tutto perso, perché il Genoa è a meno 4, noi in questo momento, parliamo chiaro, possiamo buttare il Frosinone, che ormai il Frosinone è partito, la nostra corsa in questo momento è contro e deve essere contro il Frosinone. Andiamo a vedere la classifica. Frosinone 54 punti, ha 5 vittorie consecutive nelle ultime 5 giornate, miglior attacco e miglior difesa. Genoa 26 gol fatti, 17 subiti. Dopo il Bari 39, Regina 39, su Tirol 39, lì è una bella corsa ora, lì è una bella corsa. Abbiamo solo 4 punti di vantaggio, le partite sono tutte quante uguali, poi c'è Cagliari a 35 e si è fatto sotto il Cagliari, si è rifatto sotto il Pisa con questa vittoria contro la Regina, c'è il Parma che è sotto a 34, Modena a 34, Palermo a 34, Ternana a 34, sono tutti là, signori miei, siamo tutti là, poi c'è Ascoli a 29, Venezia a 27, Como a 27, Cittadella a 27, Perugia a 26, Brescia a 25, Spalla a 24, Benevento a 23 e Cosenza a 22. Il Cosenza, se questa sconfitta col Bari ci sta perché il Bari è più forte, però si deve tornare da capo e pedalare, perché la Regina può fare davvero bene. Vediamo la prossima giornata. Vediamo il 17, c'è Pisa, Venezia, Benevento, Brescia, Cittadella, Regina, Cosenza, su Tirol, Palermo, Frosinone, Parma, Ascoli, Spal, Como, Bari, Cagliari, e qua nello scontro detto Perugia, Ternana, Modena, Genova,
C'è una bella giornata e noi ne dobbiamo approfittare, dobbiamo andare nel campo delle Cittadelle a vincere, soprattutto il Cosenza deve fare un'impresa, davvero un'impresa, a vincere, a prendere punti contro un Sud Tirolo che in questo momento è lanciato a salire in Serie A. Che dire, è stata una bella giornata, è stata un'epocalisse per le nostre squadre calabrese, però ci dobbiamo riprendere. Si riparte, la regina ha un sogno, quello di restare in serie, di andare in Serie A. Il Cosenza ha un sogno, quello di fare l'impresa che ha fatto già lo scorso anno, di salvarsi. Speriamo che ce la faccia. Vi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e vi raccomando, commentate con educazione e rispetto, che io risponderò a tutti. Ciao, mettete mi piace, alla prossima. Ciao!